Da Renato Curi Angolane alla ricerca degli ultimi punti per la salvezza aritmetica, la Torese culla il sogno secondo posto e mira al successo. Due squadre in salute con i padroni di casa che arrivano dalla rimonta di Cupello con 7 risultati utili consecutivi fanno meglio gli ospiti che non perdono dal 27 febbraio nel 2-1 contro il Montesilvano. Fischia a Matangelo di Sulmona. Nei primi 20 minuti non succede nulla, apre la cronaca l'assolo di Ciarcelluti, abbatte e respinge ma non tiene il pallone. Miani manca l'appuntamento con il tap-in. La Torrese sviluppa una grande azione sulla sinistra, Gentile impegna Marco Tullio che con l'aiuto della difesa sventa la minaccia. Restanio suggerisce in profondità per Festa che non arriva di un soffio. La partita si accende, Cichella sradica un pallone al centrocampo e verticalizza per Miani. Provvidenziale il recupero di Gentile che mette fuori. Proprio dagli sviluppi del corner i nerazzurri passano, Cichella si inventa una conclusione volante fantastica che si insacca all'angolino battendo l'incolpevole Abate. La Torrese potrebbe pareggiare con una serpentina di Mosca che elude gli interventi difensivi. Il numero 7 sceglie la potenza mancando di precisione. Altro giro di lancette, questa volta è Festa ad avere una bella palla gol. Marco Tullio in due tempi evita guai grossi. La ripresa inizia con la Torrese riversata in avanti e l'angolana che copre tutti gli spazi. Gentile va a terra in aria ma per il direttore di gara è simulazione del 10 e contestuale cartellino giallo. Il pareggio si concretizza poco dopo. Cross di Festa e inzuccata perfetta di Grauberg entrato ad inizio secondo tempo per il momentaneo 1-1. La formazione di mister Rachini non sta a guardare, missile su punizione di Cichella, Abate respinge su Ciarcelluti che cicca il pallone del nuovo vantaggio. E la legge del calcio punisce spietata, invenzione di Christopher Grauberg che rientra sul sinistro e supera di nuovo Marco Tullio con un tiro angolato, quarto centro per il fuoriquota 2001 di nazionalità svedese e rimonta completata. Per un attaccante giovane che inizia a segnare ce n'è un esperto che non ha mai smesso, angolo di Ruggeri, nel mucchio sbuca la testa di Simone Miani che scrive il 2-2 e il 17esimo centro in questo campionato. È l'ultima emozione di una partita divertente, angolana e torrese avanzano in classifica e aumentano il filotto di risultati utili consecutivi. Io credo che sia stata fatta proprio una grandissima partita in generale, nell'arco dei 90 minuti credo che abbiamo fatto veramente una delle migliori prestazioni da quando io alleno la Torrese. Però questo non è bastato, davanti avevamo una squadra forte, una squadra motivata che voleva fare punti per cercare di chiudere la pratica. È stata una partita veramente intensa, molto bella. Sì, come dici tu, abbiamo preso gol a 2 minuti dalla fine su un calcio d'angolo, una piccola disattenzione però che non macchia assolutamente la prestazione dei ragazzi. Adesso ecco, avremo l'ultima partita, ma insomma non riusciremo sicuramente a migliorare questa posizione di classifica, ricaricheremo le batterie per cercare di presentarci al meglio a questi playoff che insomma se dovessimo affrontarli così credo che sarà dura per le altre. La nota di merito per Grauberg che è entrato benissimo, quasi a chiedere una maglia da titolare. Sì, Chris insomma ha fatto 15 giorni dove non è stato al meglio, ha avuto anche dei problemi familiari, oggi ha risposto alla grande come meglio non poteva, è un giocatore importante per noi, l'abbiamo preso insomma per darci una mano, oggi ha risposto alla grandissima e sicuramente se queste saranno le risposte insomma il campo per me è quello che manda in campo i giocatori e quindi adesso vediamo insomma quello che sarà, ma ci darà una grande mano. Sì, come hai detto tu, nel primo tempo abbiamo fatto una grossa partita, ma secondo me anche nei primi 25 minuti del secondo tempo abbiamo rischiato poco. Poi un po' siamo scesi e mentalmente, fisicamente e loro ci hanno fatto 2 gol. La partita sembrava compromessa, però devo dire che comunque anche sul 2-1 per loro la squadra ci ha creduto e penso che il risultato sia più che giusto perché noi non dimentichiamo che sull'1-1 abbiamo avuto un'occasione clamorosa sul calcio di punizione di Cichella, sulla respinta Ciarcelluti non è riuscito a fare gol e poi l'azione successiva abbiamo preso il gol del 2-1. È un punto ottimo contro una squadra forte.